Buon pomeriggio al sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, grazie per essere con noi. Cerchiamo subito di inquadrare un attimo la situazione, perché quando si parla di Liguria si parla dal punto di vista della raccolta dei rifiuti di un territorio, mi lasci dire, un po' svantaggiato, con non poche difficoltà di partenza perché non ha impianti di smaltimento e quindi diciamo che rispetto ad altre regioni parte con qualche punto di svantaggio. La situazione invece di La Spezia proprio per questo risulta essere in qualche modo una mosca bianca in un panorama di grande difficoltà, perché qui invece nel suo comune la raccolta differenziata funziona e funziona anche con ottimi risultati. Partiamo allora proprio da questo dato. Sì, è vero, noi abbiamo fatto in questi 3 anni un lavoro incredibile, abbiamo cambiato il modello di gestione di raccolta dei rifiuti, abbiamo quindi coinvolto tutti i cittadini, le associazioni di categoria, rimettendo, diciamo così, i bidoni, li chiamiamo intelligenti, però di raccolta differenziata, quartiere per quartiere, dove era possibile chiaramente, e attualmente serviamo 65.000 persone con questo modello. Le altre 30.000 con la raccolta porta a porta, sempre differenziata porta a porta. Siamo passati sostanzialmente dal 60% all'80% in 3 anni e nonostante l'orografia della nostra città, perché è una città che ha oltre 55 frazioni, oltre a 100 città alle colline, tutto intorno, e quindi ci sono pendenze anche importanti, non è semplice coniugare il, diciamo così, i mezzi di trasporto con le dimensioni delle strade, con le esigenze dei cittadini. Però ce l'abbiamo fatta e siamo contenti, fermo restando il tema che diceva lei della mancanza di impianti di smaltimento. Però questo è un territorio che negli anni 80 ha sofferto il tema delle discariche, discariche anche in modo, diciamo così, impressionante. Siamo stati alla ribalta mondiale perché nel nostro territorio sono state realizzate 26 discariche. E finalmente sono tutte chiuse, finalmente abbiamo da anni un impianto di trattamento dei rifiuti che li porta poi negli impianti di smaltimento definitivi e ora è in discussione sostanzialmente appena finito l'iter amministrativo per la realizzazione di un biodigestore, perché chiaramente il ciclo dei rifiuti va chiuso e va chiuso con le tecnologie migliori possibili. Sindaco, vorrei cercare di capire meglio attualmente quale tipo di raccolta differenziata state utilizzando sul territorio, come funziona, quale formula? Sì, dunque, la formula è, diciamo, complessa, perché complesso è il problema, nel senso che noi, oltre ai residenti e attività commerciali, abbiamo anche 900.000 croceristi e 600.000 turisti che tutti, diciamo, tutti i giorni scendono in città o vengono in città, e quindi oltre al problema orografico, cioè di una città fatta con tante colline che si affacciano sul mare, abbiamo anche questo tema della variabilità dei flussi e quindi delle quantità. Per quanto riguarda i residenti, oltre 65.000 persone vengono servite con i bidoni e possono, con i bidoni della raccolta differenziata, ognuno chiaramente per ogni tipologia di rifiuto, che sono al servizio 24 ore al giorno con una tessera che ogni cittadino in qualunque momento può utilizzare per conferire. E chiaramente il rifiuto viene misurato e viene poi chiesto il corrispettivo. E diverso è per attività commerciali, perché c'è un orario che è stato frutto di un accordo tra le associazioni di categoria e gli operatori commerciali, dove ad esempio la maggior parte delle case durante la pausa pranzo vengono raccolti tutto il materiale differenziato, quindi ad esempio i cartoni e quant'altro. Poi c'è un tema di una parte della città, quella dove non possono passare i mezzi, ad esempio i camion che raccolgono dei bidoni intelligenti di rifiuti e quindi sono serviti dal porta a porta. In quanto tempo siete riusciti a passare a questa formula di raccolta differenziata con questi buoni risultati e soprattutto immagino anche grazie ad un lavoro di comunicazione che avete fatto grazie al supporto di CONAI, peraltro avete vinto, se non sbaglio, il bando CONAI nel 2020, quindi l'anno scorso, ed è un percorso in qualche modo rinnovato da questo punto di vista per voi. Sì, è vero. Proprio la comunicazione è uno degli elementi fondamentali
grazie al contributo, quindi alla vittoria del premio CONAI, abbiamo ulteriormente implementato, e questo è frutto di un percorso di 2 anni. Sostanzialmente abbiamo fatto la progettazione fine 2017, l'abbiamo attuata nel 2018, l'abbiamo completata l'anno scorso, nonostante il Covid. Non è stato semplicissimo, però in 2 anni abbiamo cambiato completamente il sistema di raccolta dei rifiuti. E chiaramente ora bisogna completare questo percorso dell'economia circolare, sfruttando veramente la differenziazione e quindi le materie prime, per evitare ulteriori, diciamo così, sprechi e inefficienze. Ecco, da questo punto di vista il coinvolgimento dei cittadini per renderli consapevoli di quello che fanno è sicuramente un punto di partenza fondamentale. Le chiederò poi di spiegarmi qual è la sua esperienza sul campo. Dall'altro, so che state andando verso anche l'applicazione della tariffa puntuale, che sicuramente è un incentivo. Sì, assolutamente. Intanto un lavoro di comunicazione che parte dalle scuole, poi coinvolge tutte le comunità. Noi abbiamo delle comunità di stranieri molto importanti che non hanno la cultura della raccolta differenziata, e poi la comunicazione tramite gli anziani, i centri sociali. Quindi abbiamo fatto proprio un lavoro a 360 gradi, molto importante. E ritengo fondamentale questo aspetto. Abbiamo circa il 95% di conferimenti corretti, abbiamo ancora da lavorare su un 5%, che però in certi casi sono persone che hanno dei problemi proprio psicologici, psichiatrici, anzi più che psicologici, che proprio non sono in grado di fare la cosa differenziata, mi riferisco soprattutto agli anziani. Poi ci sono certe nicchie ancora di etnie che non hanno capito bene, e stiamo lavorando proprio su queste particolarità per avvicinarci al 100%. E la tariffa puntuale invece verso la quale state andando, da quando avete cominciato ad applicarla e con quali prospettive e risultati vi aspettate di ottenere? Beh, sostanzialmente l'applicheremo in modo integrale da quest'anno, però è dall'anno scorso che abbiamo fatto sì che tutto possa essere misurato e quantificato. È un percorso però che richiede anni di lavoro. Noi abbiamo iniziato nel 2017, appena siamo arrivati a metà 2017 a progettare questa cosa. Dall'anno scorso di fatto sappiamo da ogni persona quanto e cosa conferisce. Da quest'anno andiamo alla tariffa puntuale con la tariffa corrispettiva, in modo che da un lato chi ha una partita IVA recupera l'IVA, l'importo dell'IVA, il 10%, e quindi, nonostante che questo percorso sia stato un percorso complesso, virtuoso, ricco di investimenti, ha portato da prima a un abbassamento dei costi del contratto, del piano economico finanziario, della gestione di tutta la quantità dei rifiuti del nostro comune, e ora ci sarà un'altra riduzione per chi ha partita IVA. Quindi noi abbiamo cercato di coniugare l'impegno della raccolta differenziata massima con il minor costo possibile, e possiamo dirlo veramente rispetto a quando siamo arrivati, cioè a 3 anni e mezzo fa, sono diminuite le tariffe anche del 15%, in più quest'anno ci sarà per qualcuno quindi anche recupero dell'IVA. Quindi diciamo che per i cittadini sicuramente è un vantaggio, per la città e per il comune anche? Ma sì, direi sì, innanzitutto è una questione di civiltà e di rispetto dell'ambiente. Noi dobbiamo capire che i rifiuti sono una parte, possono essere una ricchezza o un problema. Se li differenziamo sono una ricchezza, se la filiera funziona; se non li differenziamo sono un problema, perché è inutile pensare che produrre molti rifiuti, non differenziarli, incenerirli o fargli fare viaggi incredibili per andare a smaltire nei posti più disparati del mondo sia una cosa fatta bene. No, ci facciamo del male, aumentiamo l'inquinamento, e questo non ce lo possiamo più permettere, perché se tutti ragioniamo sul modello di transizione ecologica, sul modello di un rispetto dell'ambiente nuovo, per trovare l'equilibrio tra il nostro essere, il nostro vivere e la risorsa limitata che è la natura, che è l'ambiente, siamo chiaramente dalla parte della raccolta differenziata, dalla parte dell'impegno di ognuno. Ripeto però, anche con la responsabilità che se io non mi comporto bene, quindi più rifiuti produco e più pago, meno rifiuti produco e meno pago.
Poi c'è il tema delle tariffe, delle autorità che regola la materia, che bisogna stare attenti a far sì che gli enti gestori, le società che gestiscono il servizio, non esagerano sui costi. Ma quello che abbiamo fatto è un esempio di percorso virtuoso dove a minor costo hai un miglior servizio, più personalizzato e con maggiore raccolta differenziata. Come faccio ormai con tutti i sindaci, qual è il prossimo impegno che volete, l'obiettivo che volete raggiungere? Beh, non è facile, ma intanto io vorrei arrivare almeno al 90-95% di raccolta differenziata da un lato, e dall'altro avere una misurazione la più puntuale possibile del rifiuto e quindi delle tariffe applicate da ogni cittadino. Perché proprio credo proprio che la responsabilizzazione sia il percorso migliore per avere un futuro dignitoso per ognuno di noi. E anche soprattutto dobbiamo anche stimolare l'economia che dicevo prima, che viene a valle della raccolta differenziata, e quella del riciclo e del riuso, perché mi pare che siamo un po' indietro. Altri paesi sono molto più avanti su questi temi e veramente fanno delle cose greve. Noi dobbiamo capire che quella è la strada e non ci sono altre strade. E allora ci facciamo un fiocco per tenerci a mente e andare a rivedere poi quelli che sono gli obiettivi conseguiti. Grazie Sindaco intanto per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi, buon pomeriggio.